Blitz della polizia al campo nomadi di Via delle Tagliate, identificati tutti i presenti, rilevate numerose irregolarità nella gestione della struttura. Tre case della salute, il sindaco Tambellini e il presidente della conferenza dei sindaci del Ghingaro annunciano il piano per la medicina del territorio. Cassa integrazione, un triste record, nel 2013 in Toscana erogati oltre 55 milioni di ore per chi ha perso il lavoro, la cifra più alta mai raggiunta nella nostra regione. Il protocollo Miriam in difesa dei minori, rinnovata l'adesione di forze dell'ordine e istituzioni al protocollo contro maltrattamenti e abusi ai danni dei minorenni. Lo sport, una mediana da reinventare, la squalifica di Gialdini e l'infortunio di Nolè complicano la situazione della Lucchese a centrocampo contro l'Imolese, arretramento di Elia Chianese, fiducia a Floris. Le mura in crisi, urge un riscatto dopo le pesanti sconfitte di Venezia ed Umberti delle biancorosse di Coach e Diamanti chiamate alla riscossa giovedì sera nell'anticipo del Palatagliate contro l'Azzurra Orvieto. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. A Lucca quindi 62 persone sono state controllate all'interno del campo di Via delle Tagliate, il campo nomadi. La polizia non ha riscontrato carichi pendenti attuali con l'autorità giudiziaria, ma una gestione complessiva del campo con molte irregolarità. Sono scattate alle prime ore della mattina i controlli straordinari presso il campo nomadi di Via delle Tagliate ad opera della squadra anticrimine della Questura di Lucca. Cinque pattuglie con l'ausilio dell'appoggio aereo di un elicottero dell'ottavo reparto volo della Polizia di Firenze hanno controllato gli occupanti del campo, sotto i riflettori dell'attenzione pubblica già da diverse settimane, con lo scopo principale di verificare la corrispondenza tra le persone censite ufficialmente e quelle effettivamente presenti. Il problema principale, infatti, secondo il dirigente della squadra volanti Leonardo Leone, sono le persone ospitate dai residenti effettivi, molte delle quali già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per le quali è difficile controllare gli spostamenti sul territorio. I controlli hanno interessato 62 persone, di cui 16 sono risultate non residenti nel campo di Via delle Tagliate, ma nessuno di essi aveva pendenze con l'autorità giudiziaria. Numerose invece le irregolarità riscontrate nella conduzione del campo stesso, le cui condizioni igienico-sanitarie sono risultate a dir poco insufficienti. Un ciclista è finito al pronto soccorso a seguito di una lite con un automobilista. Il fatto è avvenuto in via Felino Sandei, all'Arancio. Tre ciclisti stavano percorrendo la strada e l'auto probabilmente ha avuto qualche problema a superarli. Ne è nata prima una discussione e poi, secondo quanto riferito dai ciclisti, il guidatore dell'auto ha sferrato un pugno ad uno di loro ed ha gettato a terra una delle biciclette. Poi se n'è andato. Il ciclista colpito è dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul fatto indaga la polizia, che sta tentando di rintracciare l'automobilista. A Lucca ancora è stato presentato nella sede dell'ASL numero 2 il progetto di rinnovamento della sanità territoriale lucchese, prevista la realizzazione di tre case della salute e il mantenimento dei distretti di Sant'Anna e del centro storico. Il presidente della conferenza dei sindaci, Giorgio Del Ghingaro, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e il presidente dell'ASL 2, Antonio D'Urso, hanno presentato alla stampa il progetto di riordino della sanità territoriale, in previsione dell'entrata in funzione del nuovo ospedale San Luca. Scelte che vanno nella direzione già tracciata dalla regione toscana, e cioè la creazione di case della salute omogeneamente distribuite sul territorio provinciale. Si parla della sanità territoriale, ovvero delle articolazioni territoriali che oggi mancano, perché alla fine è questo che è necessario dire. E abbiamo pensato, immaginato, naturalmente è la questione da discutere poi con tutti, e soprattutto l'ASL, una casa della salute a sud del territorio, quindi nella zona tra San Lorenzo a Baccoli e Guamo, e una casa della salute a ovest, quindi nella zona di Nozzano, che è già una zona peraltro vocata per attività sanitarie. Grossa attenzione verso i servizi che verranno introdotti dall'ASL nell'ex campo di Marte e verso i distretti sociosanitari del centro storico e di Sant'Anna, mentre per quello del Turchetto c'è l'ipotesi di trasformazione in casa della salute.
abbiamo predisposto un progetto che prevede la valorizzazione del territorio attraverso la costruzione di case della salute e soprattutto attraverso una cittadella della salute vera e propria al campo di Marte, che preveda l'inclusione di tutte le attività tipiche della sanità territoriale. E sull'iniziativa di Tambellini e del Ghinghero è intervenuto il presidente della provincia Stefano Baccelli. L'inizio del percorso di programmazione dei servizi territoriali è sicuramente una buona notizia, ha detto Baccelli, e la strada giusta per riuscire a dare ai cittadini risposte indispensabili in un ambito importante e delicato quale quello socio-sanitario. Per questo, ha concluso Baccelli, non posso che plaudire all'iniziativa del sindaco di Lucca Tambellini e del presidente della conferenza dei sindaci Giorgio Del Ghinghero. E adesso veniamo alla frana che si è verificata sulla strada statale del Brennero, chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni nel comune di Bagni di Lucca, in località Astracaccio. Al momento quindi per raggiungere la Betone da Lucca e viceversa è possibile utilizzare l'itinerario alternativo Bagni di Lucca, Castelnuovo, Pieve Pelago. Inutile dire che questa frana sta provocando disagi a parte degli abitanti sul territorio comunale di Bagni di Lucca. Ma ci colleghiamo in diretta telefonica con il sindaco di Bagni di Lucca, Massimo Betti, per sapere qual è esattamente la situazione. Sindaco, buonasera, mi sente? Sì, buonasera, la sento, buonasera. Buonasera, qual è la situazione in questo momento? Dunque, allora, oggi appena si è verificata la frana, intorno all'1:30, abbiamo fatto subito una serie di interventi, abbiamo fatto un primo incontro coinvolgendo ANAS, Carabinieri, l'ufficio tecnico e Croce Rossa, e quindi ho anche allertato la prefettura onde mettere in moto la protezione civile in generale e soprattutto evitare ritardi che a volte possono avvenire in questo contesto. Tutto si è messo in moto in piena emergenza, abbiamo fatto una serie di meeting telefonici anche sul luogo e quindi si è messa in moto tutta la colonna. Purtroppo la frana è stata in parte eliminata, quindi il passaggio sarebbe stato possibile. Purtroppo nella parte alta ancora ci sono una serie di sassi in pericolo e quindi è necessario fare tutta un'opera di disgaggio sul monte sovrastante e questo può essere fatto soltanto durante le ore solari. Domattina però è già tutto pronto, predisposto, appena inizieranno la partita arriverà alla luce, verrà operata. Mi auguro nell'arco della giornata sia terminato il lavoro. La Croce Rossa di Bagni di Lucca ha portato i vari riflettori, per cui se domani sera alle 5 non fosse terminata continueranno i lavori illuminati con l'illuminazione artificiale. In questa maniera io mi auguro, per quello che sono stati, ovviamente senza nessuna certezza, che per domani sera si sia riuscita a riaprire la strada, se non completamente, con in doppio senso di sicurezza. Per quel che riguarda quindi la parte alta del paese, al momento è isolata rispetto al resto di Bagni Lucca, però abbiamo anche allertato la Croce Rossa di San Marcello per qualsiasi emergenza, quindi tutta la parte del nord del paese verrà assistita dalla Croce Rossa e dall'emergenza di San Marcello. Bene, grazie al sindaco di Bagni di Lucca, Massimo. Egidio, solo una cosa che mi piace sottolineare, è stato importantissimo l'invio degli SMS che abbiamo un po' ormai da mesi sistemato, per cui tutta la popolazione che si è registrata col cellulare per gli SMS delle emergenze è stata avvertita. Il mio è un stimolo a tutti coloro che non si sono segnalati a registrarsi. In questa maniera qualsiasi emergenza territoriale sarà comunicata in tempo reale a tutti quelli che sono collegati. Bene, grazie ancora al sindaco di Bagni di Lucca, Massimo Betti, quindi speriamo che entro domani sera la situazione sia definitivamente risolta.
Adesso cambiamo argomento, parliamo purtroppo di cassa integrazione perché in Toscana lo scorso anno si è registrato il record delle ore erogate appunto per la cassa integrazione ai lavoratori che hanno perso il lavoro. Nel 2013 in Toscana si è toccato il record assoluto di ore erogate di cassa integrazione. Lo comunica la CGIL dopo la pubblicazione degli ultimi dati dell'INPS. Nel 2013, su base regionale, sono state erogate oltre 55 milioni di ore di cassa contro i 53 milioni del 2012. Mai in passato in Toscana si era raggiunta una simile cifra. E, aggiunge la CGIL, se conteggiassimo anche le ore di cassa relative a richieste avanzate e non ancora accolte o sospese per le vicende della cassa in deroga, ma comunque non lavorate e non riscosse, le ore nell'anno sarebbero oltre 62 milioni. Tra i settori continua la crescita nel ricorso alla cassa integrazione nel commercio e turismo, più 6%, e soprattutto nell'edilizia, più 14%. Secondo Daniele Quiriconi della Segreteria regionale CGIL Toscana, i dati complessivi del 2013 ci consegnano una situazione di crisi persistente, con qualche attenuazione nell'industria, ma con andamenti difformi anche tra province, non di rado collegati all'andamento del ciclo negli anni precedenti. In altre parole, in molti casi, spiega Quiriconi, la cassa cala perché sono sparite decine di imprese. La difesa dei minori dai maltrattamenti e dagli abusi. A Lucca è stato rinnovato un importante protocollo. È stata rinnovata l'adesione di forze dell'ordine, istituzioni ed enti locali al protocollo Miriam, finalizzato a rafforzare la prevenzione e le azioni di contrasto all'abuso e al maltrattamento ai minori in tutti gli ambiti della società. L'accordo, che è stato presentato a Palazzo Ducale, ha l'obiettivo di organizzare una procedura di intervento rapido nel caso di sospetto di abuso e maltrattamento nei confronti dei minorenni. La segnalazione parte dalle scuole, qualora gli operatori scolastici osservino nei minori sintomi di disagio di difficile interpretazione, e prevede la possibilità di consulenze con specialisti messi a disposizione dalle unità sanitarie locali di Lucca e Versilia. Se persiste il sospetto di abusi sia in ambito scolastico che extrascolastico, le scuole trasmettono le informazioni necessarie alle forze dell'ordine o alla procura. Da parte propria l'amministrazione provinciale si impegna a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio e a curare il funzionamento dell'osservatorio provinciale sul fenomeno dell'abuso e sul maltrattamento dei minori, mentre le conferenze dei sindaci si impegnano ad erogare i fondi per la formazione del personale. Due notizie dalla Versilia. Ladri in azione la notte scorsa nella villa dello scultore giapponese Kan Yasuda a Strettoia, nel comune di Pietrasanta. Lo scultore stava dormendo quando ignoti si sono introdotti all'interno dell'abitazione e hanno portato via un portafoglio e due telefonini cellulari. Non sono state trafugate le opere che l'artista aveva nel suo studio. E il comune di Camaiore interviene per tutelare la sicurezza nella zona dell'immobile dell'ex liceo Chini di Lido. Con una ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Del Dotto viene imposto alla proprietà della struttura di eseguire entro pochi giorni tutti i provvedimenti necessari ad impedire ulteriori fenomeni di occupazioni abusive, andando al contempo a bonificare l'area che si trova in condizioni igienico-sanitarie preoccupanti. E adesso ci spostiamo nel comune di Villa Basilica, dove l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento da un bando per quasi 1 milione di euro tramite un click via internet, appunto, per accedere a questi finanziamenti. Quasi 1 milione di euro per rifare le strade grazie ad un semplice click sul computer. È accaduto al comune di Villa Basilica, unico municipio toscano inserito nella graduatoria dei vincitori del bando 6.000 campanili, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e riservato ai comuni con meno di 5.000 abitanti. La procedura si è svolta tutta via internet. Una volta pubblicato il bando sul sito del Ministero alle 9 di mattina, si è aggiudicato i fondi chi ha cliccato più velocemente per aderire all'iniziativa. Villa Basilica ce l'ha fatta in soli 4 secondi, piazzandosi al 21° posto nella graduatoria nazionale dei comuni partecipanti.
Soddisfatto il sindaco Arturo Ballini per un finanziamento sicuramente non di poco conto, visto i tempi che corrono. I fondi, per l'esattezza 995.000 euro, saranno utilizzati per migliorare la strada tra Villa Basilica e Le Pizzorne e le vie interne dell'Altopiano, per intervenire sui lastricati dei paesi di Boveglio, Colognora e Pariana e sulla strada bianca per il Monte Battifolle. Alla sede di Viareggio della Camera di Commercio c'è stata la presentazione del programma 2014 di Lucca Promos, la società consortile della Camera di Commercio, punto di riferimento per le piccole e medie imprese lucchesi che desiderano internazionalizzarsi. La presentazione è avvenuta nell'ambito dell'Open Day dedicato al turismo. Nell'occasione è stato presentato anche il bilancio 2013 di Lucca Promos. Ne parleremo in TG Impresa in programma al termine di questo TG Noi alle ore 20. È tutto per questa prima parte del TG. Ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.